Tifosi giallorossi, buon pomeriggio dallo stadio Panozzi. Comincia l'avventura della nostra squadra femminile in Coppa Italia. Cinotti dalla distanza può tentare la conclusione. Sembra quasi chiamare una schema qui Lionna, il pallone messo in mezzo, il colpo di testa. Gira ancora il pallone per Lionna, possibilità di andare al cross, vediamo se Lionna punta ancora una volta, pallone sul sinistro, il cross in mezzo, c'è una leggera deviazione, poi questa sorta di pallonetto di Lastrom che trova il gol dell'1-0, ha toccato in qualche modo Nardi. Cerca il dribbling, supera la prima avversaria, poi il tentativo di cross sul secondo. Al volo Caisba, la palla rimane lì, poi Kramzar, la giocata, Kramzar! Ora il colpo di tacco proprio per Lionna, in area di rigore, questo è calcio di rigore. Tutto pronto, il fischio da parte del direttore di gara Ciccotti, 2-0 per la Roma, perfetta Claudia Ciccotti, dagli 11 metri la Roma raddoppia. Pronta Lionna, come al solito, a mettere dentro il cross sul secondo, anticipato Roman, poi la conclusione, palla salvata sulla linea, poi palla ancora laterale con Cinotti che cerca la conclusione, poi Roman prova a girarsi, serve Lionna, la conclusione di Lionna. Poi Roman, bravissima qui ad approfittare l'incertezza della difesa, Caisba, il dribbling, Caisba! E poi c'è la risposta, ancora Roman, mette dentro, ancora Nardi. L'appoggio laterale per Lastrom, vediamo se c'è ancora spazio per un'azione da Roma, palla all'interno del rigore per Paloma Lazzaro, la sterzata di Paloma Lazzaro che poi cerca il pallonetto e palla che termina in rete. Adesso bisogna capire se l'ha toccata, penso abbia toccata Roman. Però Paloma Lazzaro aveva inventato, chiude con il 3-0 la Roma, vanno tutte ad abbracciare Roman, ma il grande merito è di Paloma Lazzaro. Con questo 3-0 finisce la partita, 3-0 per la Roma, comincia bene l'avventura in Coppa Italia per le ragazze di Alessandro Spugna.